Cari telespettatori, ben ritrovati a questa nuova stagione di Conoscere i funghi. Cominciamo oggi con una specie sicuramente interessante per i raccoglitori, che è la Macrolepiota procera, conosciuta anche col nome di mazza di tamburo. È un fungo di buona commestibilità, di taglia medio-grande e ben riconoscibile se si ha attenzione a osservare le parti giuste del fungo. Innanzitutto il cappello tende a spianare completamente a maturità, inizialmente è chiuso e quasi completamente bruno di colorazione perché la parte superiore della cuticola è integra. Questa cuticola poi si rompe, si fessura, si frammenta in tante piccole placche che rimangono come caratteristiche ornamentazioni della superficie. Il gambo è una parte importante del fungo da osservare perché ci permette di riconoscere bene la specie da una molto simile che invece può dare problemi di intossicazione. Il gambo infatti presenta una superficie che inizialmente è bruna ma tende molto precocemente a fessurarsi, a frammentarsi, a desquamarsi. Quando noi vediamo questa fessurazione siamo tranquilli. Ovviamente deve essere abbinata alla taglia grande e al portamento tipico di questo fungo. Un altro carattere è l'arrossamento della carne. Questo fungo, se scalfito con un'unghia, non presenta variazioni di colore. La specie sosia, che può dare intossicazione, invece tende ad arrossare. Osservando il fungo nella parte inferiore, notiamo delle lamelle color bianco crema molto fitte e regolari. Il gambo, che abbiamo detto è molto slanciato, presenta nella parte superiore un anello di struttura complessa con una parte lanosa superiore e una parte più membranosa inferiore. Questo anello tra l'altro è scorrevole. Abbiamo conosciuto in questa occasione Macrolepiota procera, nota anche col termine di mazza di tamburo, un buon fungo commestibile che cresce ubiquitaria nei boschi di tutto il territorio bellunese. È tutto per oggi, grazie per averci seguito, ci rivediamo con una nuova specie.